Quando ho scelto il titolo di questo show, ho pensato a People on Streets. Avete letto la locandina? People on Streets è il titolo del brano che unisce i Queen e David Bowie. L'unico brano che unisce i Queen con David Bowie e l'unico brano che i Queen abbiano mai eseguito in duetto con un altro artista, o perlomeno fino alla morte di Freddie Mercury. È un brano che nasce da una jam session. Io non so se ci sono tanti musicisti tra voi. Una jam session in pratica sono dei musicisti che si trovano a improvvisare, e questa jam session ha dato vita a Under Pressure. Ovviamente questa versione, quella che voi sentite sul disco, dà proprio l'idea di questa cosa, perché i Queen normalmente hanno delle mega orchestrazioni, mega arrangiamenti. Questa l'hanno voluta proprio lasciare deliberatamente un po' più grezza del solito. E quella sera stavano registrando i Queen il loro album Hot Space, e passa David Bowie. David Bowie stava registrando anche lui in quegli studi e dice: ragazzi, ma dai, ma insomma, facciamo qualcosa, perché non facciamo qualcosa insieme? Si trovarono, si diedero appuntamento da lì a qualche giorno per trovarsi e fare questa cosa. Noi vediamo questo duetto meraviglioso, tutto bello, tutto, sembra tutto rose e fiori, ma non è stato veramente così, perché immaginate due identità artistiche come Freddie Mercury e David Bowie insieme. Probabilmente questa è stata anche la forza del brano, fargli proprio questa tra virgolette rivalità ha dato ulteriore forza, energia e spinta al brano. Ma recentemente Brian May ha detto, insomma, ha raccontato delle cose un po' particolari su quella sera, aneddoti che magari non conosciamo. Io non ve li racconto, perché noi abbiamo chi c'era, per cui lo possiamo chiedere a David Bowie. David, io insomma ho sentito le dichiarazioni di Brian May, dove diceva che quella sera non è stato tutto così rose e fiori come sembra, e mi ha parlato di qualcosa, un piccolo screzio dovuto a chi sarebbe dovuto arrivare per ultimo, insomma chi doveva essere l'ultima diva ad entrare in studio. Raccontaci. Ci eravamo dato appuntamento alle 5 davanti allo studio, ma ovviamente nessuno dei due sarebbe voluto arrivare per primo. Quindi, una volta accostata l'auto davanti allo spiazzo di fronte allo studio, non vedendo nessun'altra auto parcheggiata, abbiamo chiesto all'autista di far fare un altro paio di giri dell'isolato. Insomma, ti basta sapere che le prove non sono iniziate in orario. Posso immaginarlo. Ascolta, ma toglici questa curiosità, ma alla fine chi arrivò per ultimo? Mi sembra che Brian May non l'abbia detto, vero? Non l'ha detto. Se non l'ha detto Brian May, perché dovrei dirvelo io, eh? Perfettamente ragione. Lasciamo questo velo di mistero intorno a questo episodio. Un'altra cosa che ha detto Brian riguarda il famoso giro di basso, che è un giro che, come insomma tutti sappiamo e che dopo potremo ascoltare, tiene un pochino su tutto il pezzo. Quindi è fondamentale questo riff di basso scritto da John Deacon. Anche qui Brian May ha detto che insomma alla fine c'è stato un po' di... Ebbene sì, perché era un po' che stavamo registrando e ad un certo punto delle sessioni ci viene fame. Decidiamo di andare a cena, ma al rientro John non si ricorda, non so cosa avesse mangiato, non si ricordava proprio quel giro di basso. Per fortuna che lì c'era qualcuno a ricordarglielo. Quindi sei stato tu a ricordare il giro di basso. Questo Brian May non ce l'ha detta tutta proprio così, però noi ti crediamo, David. Ti chiedo l'ultima cosa, tu non hai mai voluto eseguire questo brano dal vivo, o perlomeno fino alla morte di Freddie Mercury, come mai? Beh,
non mi sentivo all'altezza di Freddy e dei Queen. Però, dopo la sua morte, ho deciso di eseguirlo ad ogni concerto, in duetto con la mia bassista, Gaylene Dorsey, come tributo ad uno dei più grandi artisti e frontman di tutti i tempi. David Bowie eseguì questa versione la prima volta al Freddie Mercury Tribute in duetto con una meravigliosa Annie Lennox, e noi stasera vi proponiamo quella versione, quella del Freddie Mercury Tribute, Under Pressure.